corteo lungo che non finisce più, silenzioso. Arrivano da tutto l'Abruzzo ma anche da tutta Italia, un dispiegamento anche di forze molto ingente. Questa è la prima volta dopo 10 anni che partecipa alla fiaccolata della memoria un Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuseppe Conte è stato qui, ha stretto la sua mano prima di tutto ai volontari che sin dai primi momenti dopo il sisma si sono dati da fare per cercare di portare soccorso alle terre colpite dal terremoto. Poi si è avvicinato alla fiaccolata, al quartier generale dove la gente cominciava ad arrivare, ha stretto la mano anche a Vincenzo Vittorini. La mia presenza qui oggi testimonia il fatto che la ferita di una comunità locale è la ferita della comunità nazionale. Sono passati 10 anni, ma abbiamo il dovere della memoria. Ci sono tante persone che in questo momento rivivono una grande sofferenza, hanno perso tante persone care. Ci sono tante persone, siamo stati adesso, ci siamo incontrati con tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile. Abbiamo anche ricordato tante persone che hanno fatto dei gesti anche eroici con la loro solidarietà, con la loro dedizione professionale. Quindi abbiamo il dovere di non dimenticare, ma soprattutto abbiamo il dovere di essere sempre costantemente protesi al rilancio di questo territorio. Abbiamo lavorato a un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi del dissesto idrogeologico. È già partito, nel senso che sono stati già stanziati 3 miliardi per quest'anno soltanto, 11 miliardi per il prossimo triennio e sono stati già distribuiti alle regioni. Lei poco fa ha stretto la mano al Presidente del Consiglio. Giuseppe Conte, che cosa vi siete detti? No, mi sono permesso di fermare il Presidente del Consiglio perché l'ho visto venire verso l'inizio del corteo e mi sono permesso a nome di tutti, non a nome mio, non a nome di Antonietta, non a nome dell'Aquila, ma a nome di quel coordinamento nazionale che riunisce tutte le associazioni dei familiari delle vittime di tante, troppe stragi in cui la mano dell'uomo la fa da padrona e mi sono permesso di dire al Premier che questo coordinamento ha stilato un documento che è stato presentato al Ministro Bonafede a San Giuliano di Puglia lo scorso ottobre e il Ministro Bonafede ha preso a nome anche del Governo un impegno che già si è tramutato in un qualcosa perché dal punto di vista di quelle misure che noi chiedevamo per quanto riguarda la giustizia e per quanto riguarda in maniera particolare la prescrizione, ha messo un punto importante, cioè che dal 1 gennaio 2020 la prescrizione si fermerà, cioè verrà bloccata nel momento in cui ci sarà la sentenza di primo grado, qualunque essa sia negativa o positiva a seconda delle parti in gioco. E quindi ho parlato col Premier per dirgli che questo documento che è nelle mani del governo, di un governo civile, qualsiasi lui mi diceva che non sono cose esagerate, cioè chiedere, parlare di prevenzione, parlare di sicurezza, parlare di verità, parlare di giustizia, sono quelle di un paese civile, bene forse è il momento di tramutare questo paese in un paese civile. Quanti anni da San Giuliano di Puglia? Ad oggi 17 anni quasi. 31 ottobre 2019 saranno 17 anni. E alle sue spalle il Presidente del Consiglio ha potuto parlarci? Per dirgli cosa? Avranno la forza, la volontà di farlo? Di scrivere la parola fine a queste stragi innocenti? Glielo chiederò, guarda, guardandolo negli occhi e ricordando tutte le vittime che ci sono state in questo paese, vittime innocenti. Che rispondiamo? Abbiamo la forza di scrivere, basta. Ci dobbiamo lavorare. Gianni Letta, lei torna ogni anno a dimostrare la sua vicinanza alla città, da sempre e da subito qui in prima linea. Abbiamo vissuto con voi, con gli aquilani, tutti questi 10 anni, con una partecipazione sincera, vera, cercando di fare tutto il nostro dovere. Non sempre siamo riusciti forse, ma l'abbiamo fatto con la consapevolezza di doverlo fare, ma anche di volerlo fare con un supplemento di amore verso questa terra, anche perché io sono abruzzese e non me lo sono mai dimenticato e quindi sono tornato quasi in pellegrinaggio ogni anno per vedere i progressi,
per vedere come questa città rinasceva, e possiamo dire a 10 anni che sta rinascendo. Presidente, lei 3 anni fa, il 24 agosto, era ad Amatrice, oggi è qui per il decennale, per l'anniversario del terremoto dell'Aquila. Sì, ero qui anche 10 anni fa, il giorno dopo, come presidente della provincia di Roma, e arrivai di corsa innanzitutto per portare la vicinanza e la solidarietà a questa terra e poi a coltivare un rapporto che non si è mai interrotto, anche per la tragedia che poi è avvenuta ad Amatrice dopo qualche anno, però per un legame profondo con questa terra. Ricordo che pochi pensi, prima del terremoto la provincia di Roma e la provincia dell'Aquila sottoscrissero un protocollo di province gemelle, quindi c'è qualcosa di profondo nella storia dei legami con questa terra e poi di vicinanza per la tragedia e l'orrore che è accaduto. 10 anni, 1 anno, 20 anni non cambia niente. Purtroppo per noi è come se fosse successo ieri. Io è il primo anno che vengo, perché prima non me la sono sentita. Dietro insistenza di mia moglie sono venuto quest'anno. Le parole del papà di Giuseppe Chiavaroli, Peppino, per i suoi amici, studente della facoltà di scienze motorie all'Aquila ma originario di Loreto Abrutino, non lasciano spazio ad altri commenti. L'unica promessa che si possa strappare è che non ci siano mai più morti a causa di un terremoto o di un'alluvione o di una frana o di un incidente ferroviario. Non c'è fiaccolata dall'aprile del 2009 che riesca a cancellare il dolore profondo di chi non può più riabbracciare i propri cari ingoiati dal terremoto di 10 anni fa. Le parole del papà di Giuseppe riassumono le stesse che vorrebbero pronunciare tutti i familiari delle vittime del sisma dell'Aquila. Il decennale può avere un senso se diventa un momento di riflessione per il paese, cioè di dire adesso basta, cominciamo a mettere in sicurezza l'Italia, soprattutto partendo dalle zone con il rischio sismico davvero. E poi un'altra cosa che va fatta è una legge quadro che dica cosa è emergenza e come si affronta l'emergenza, cos'è il post emergenza. Vi ricordo a Campotosto dopo 2 anni ancora non hanno le casette, e soprattutto una legge quadro per la ricostruzione che tenga conto delle caratteristiche dei posti, però che sia uguale per tutti. Però oggi è un momento anche in cui bisogna stringersi emotivamente, anche da un punto di vista della commozione dei sentimenti, ai cittadini, a quelle persone che hanno perso i propri cari sotto le macerie. Cosa si sente di dire lei, che è visto ancora come il sindaco del terremoto? Ma io ancora oggi vivo il pensiero spesso del loro dolore. Io mi chiedo veramente alcuni come faccia, cioè dove trovano forza. Io li guardo con ammirazione, perché sono stati colpiti tutti i familiari delle vittime, ma soprattutto coloro che hanno perso i figli. Io credo sia il più grande dei dolori, però credo che è un sentimento continuo. Io penso che tanti di noi, in tanti momenti della giornata, almeno a me capita spesso di pensare al terremoto, pensare alle vittime, anche perché vedete, in una città come la nostra, qualunque angolo, qualunque strada fai è legata a un ricordo, e spesso è legata a un ricordo di una persona. Io sono rimasto veramente un po' allarmato dalla versione che è stata data dalla stampa nazionale della situazione aquilana. Descrivere l'Aquila come un posto pieno di macerie, abbandonato, è una cosa assolutamente non corrispondente alla verità. L'Aquila non è una città come le altre. L'Aquila è la città d'Italia che ha il centro storico più grande rispetto alla città. E il vero problema di questa città, noi non considereremo, non capiremo che la vita è ripresa fino a quando non si riprenderà la vita nel centro storico. E la vita nel centro storico, nonostante la meraviglia dei palazzi ricostruiti, dell'età, però ancora non c'è. E questo è il vero cruccio, ce ne sono naturalmente tanti altri, ma il vero segno che l'Aquila è ripresa avverrà quando il centro storico rifiorirà, non semplicemente il giovedì o il sabato notte, che va benissimo, la movida, siamo tutti contenti, ma quando riprenderà nella sua attività ordinaria, e obiettivamente questo ancora non c'è. Poi c'è il problema del lavoro.
perché noi non dobbiamo pensare che il terremoto ha distrutto solo le case, il terremoto ha creato purtroppo insieme alla crisi economica una devastazione per quanto riguarda il lavoro. L'Aquila è la città d'Italia che ha perso più lavoro e questi sono i dati veri e quindi il nostro problema è sì continuare la ricostruzione, accelerare la ricostruzione pubblica eccetera, però il nostro vero problema è ridare la vita a questa città e la vita si ha quando c'è il lavoro. Casa dello studente, via Campo di Fossa, via Don Luigi Sturzo, via 20 settembre, le tappe del dolore. Con l'arrivo in Piazza Duomo dopo la mezzanotte e mezza è iniziata la lettura dei nomi delle 309 vittime nel silenzio che ha accompagnato l'intero percorso della fiaccolata. Poi la messa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio celebrata dal cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, e nella notte la veglia di preghiera fino ai 309 rintocchi in ricordo delle vittime del sisma del 6 aprile 2009.